Vicepresidente, lei ha preso un impegno ben preciso, vi troverò i fondi che sono pubblici e vanno usati comunque con parsimonia per una progettazione da fare per il rilancio del territorio. Sì, io non ritengo che sia utile continuare a spendere soldi semplicemente per mettere le pezze. Questo è un posto straordinario, però o c'è un progetto di prospettiva o altrimenti, continuando a vivere la giornata, purtroppo non esprime neanche la milionesima parte delle potenzialità che ha. Quindi se tutti i protagonisti in campo, ciascuno mettendo in campo la propria disponibilità, dall'ASBUC al comune di Pietra Camera e agli altri comuni, alla provincia, al parco, alla regione, ci mettiamo insieme la Camera di Commercio e gli operatori privati, ci mettiamo insieme. Possiamo fare una progettazione nel giro di alcuni mesi, quando c'è una progettazione poi possiamo stabilire esattamente bene come rendere questo posto compatibile sul piano naturalmente ecologico ma sul piano economico, perché non potrà più succedere che col denaro pubblico si continuano a colmare dei debiti di gestione. Anche perché, come ha ricordato lei, qui ci sono delle strutture ricettive che sono state ovviamente realizzate in tempi diversi, quando c'erano anche più soldi, e sono strutture che francamente oggi non sono più compatibili con le esigenze né degli operatori turistici ma soprattutto dei turisti. Sì, purtroppo come Campo Imperatore, dove c'è una funivia di arroccamento, sono cose fatte in altre epoche, noi dobbiamo nel progetto cercare di renderle compatibili, no? Integrate, ma non è solo il problema dei prati di Tivo, il problema dei prati di Tivo io lo vedo come problema di un'area in cui c'è anche Prato Selva, c'è questo versante del Gran Sasso. Prato di Tivo è il posto più bello dell'Appennino, adesso insomma io ci vengo spesso, sempre, e non può rimanere così, ecco. Vicepresidente, lei ha anche consigliato, e non è solo il suo parere ma anche di alcune associazioni ambientaliste, la diversificazione dell'offerta. L'uscita discesa da solo non porta più da nessuna parte, ha detto. Eh sì, l'uscita discesa è un prodotto maturo che ha raggiunto il suo tetto. Naturalmente continua a essere un fattore fondamentale di un'offerta turistica, ma se rimaniamo solo confinati a quello, neanche luoghi dove l'uscita discesa ha raggiunto, prendete Roccaraso o la Magnola o Campo Felice, anche lì stanno diversificando perché si rendono conto che c'è una domanda turistica invernale, poi c'è tutta quella estiva naturalmente. D'altra parte, se uno va in un negozio di articoli sportivi e vede quanti sono gli scarponi di sci da discesa che si vendono in rapporto a quante sono le ciaspoli, gli sci d'alpinismo, eccetera, si accorge che la domanda sta cambiando, no?